La prima cosa che dobbiamo fare è aumentare l'estinzione per osservare che cosa succede. Quando io aumento l'estinzione, aumento la caduta di questo effetto. L'estinzione è molto sensibile, bisogna raggiungere il corretto coefficiente. E inoltre questo tipo di estinzione lavora in relazione a tutte le luci che ci sono nella scena, vale a dire che l'effetto volumetrico sta lavorando con questa luce che ho selezionato, questa qua, e sta lavorando però anche con questa luce, quest'altra, la luce fotometrica, questa qui. All'interno noi abbiamo la possibilità di inserire soltanto una luce che concorre a quello che è l'effetto party volumes. Il consiglio è di non introdurre troppe luci, perché altrimenti l'effetto 1 diventa molto pesante, 2 non sapete più se è questo spot che sta illuminando la scena o se sono altre luci. Introduciamo soltanto lo spot per il momento. Una volta introdotto lo spot, si riprova a rifare il render. Avendo il Final Getter attivato, ci accorgiamo che qualche cosa sta cambiando, aumentando l'estinzione. Non è necessario fare tutto il render, basta cancellarlo, perché si comprende subito che il primo parametro è uno dei parametri più importanti, perché può aumentare o può diminuire l'effetto di estinzione del volume. Chiaro è che se è troppo alto questo effetto di volume, il render diventa molto grigio, quindi dobbiamo concentrarci sul valore corretto ed inserire un compromesso che poi sarà ottimizzato in relazione agli altri parametri. Per il momento lasciamo un parametro abbastanza alto come questo ed vediamo i parametri che sono presenti. Qui sopra abbiamo lo scatter color, che è il colore. Quando noi lo lasciamo ad un grigio medio, questa è un'intensità intermedia. Se noi vogliamo introdurre un colore, dobbiamo introdurre un colore in questo modo. Se invece vogliamo lavorare soltanto sulla intensità, possiamo modificare l'effetto anche scurendo quello che è il valore di default. Quando noi introduciamo un grigio più scuro, diminuiamo quella che è la luminosità dell'effetto di party volume e quindi la scena diventa un pochino più grigia, abbiamo meno area bruciata in questa parte. Quando noi facciamo i test diventano molto lunghi, perché i parametri di default, che sono questi, minimum step length, maximum step length, stanno a identificare quello che è il campionamento. A differenza del campionamento di Mental Ray, dove valori alti vanno ad identificare ad esempio sempre per pixel una qualità maggiore, quindi i tempi di rendere più lenti, qui è il contrario. Minimum, maximum, se sono bassi, danno un effetto di campionamento dell'effetto del volume molto dettagliato. Se vogliamo invece dei render più veloci e con una qualità chiaramente inferiore, quello che dobbiamo fare durante i vari test è aumentare questo effetto, questo campionamento. Anche se i valori sono uguali, non succede niente. Infatti quando io introduco questi valori, ad esempio, vedete, il render comincia a diventare molto più veloce e osserviamo un effetto puntinato che è dovuto proprio a questo abbassamento del campionamento che io ho introdotto. Questi sono 26 secondi. Se voglio aumentare ancora, andiamo a 20 e 20, render. Questo sarà un render ancora più veloce rispetto al precedente. Siamo sempre sui 20-23 secondi. Ok, fatto questo, ci concentriamo sugli altri parametri. Questo parametro riempie la scena in modo totale.
Questo parametro lavora invece soltanto con l'altezza. Se non abbiamo inserito nessun tipo di altezza, lui non può sapere dove inserire l'effetto volumetrico. Appena inseriamo un coefficiente di altezza, che deve essere relazionato a quelle che poi sono le misure della scena, ecco 5, vuol dire che l'effetto partirà dalla base in altezza, quindi verso 5 unità. Se vogliamo possiamo ancora aumentare, ad esempio facciamo 15 e lui si alza ancora, quindi il concetto dell'altezza è questo. È preferibile lavorare con il riempimento intero perché è molto più semplice, quindi facciamo così, quindi fill entire volume, riempi tutto il volume. R1, G1 e G2 sono dei parametri un po' particolari. Il parametro di default R0 sta a indicare che controllerà tutti i parametri che modificheremo per G2. Se invece impostiamo questo coefficiente come 1, starà a indicare che lui controllerà soltanto G1 e se modifichiamo G2 lui non può rilevare G2. Che cos'è il G1 e il G2? Il G1 e il G2 controlla quella che è la distanza dell'effetto di scattering e può essere modificato in relazione a questi parametri. È più semplice vederlo in azione che spiegarlo. Solitamente io imposto R su 0 e lavoro soltanto sul G2. Facciamo un render prima con lo 0 e poi vi faccio vedere cosa succede quando impostiamo ad esempio il G2 a 0.5, 0.6, 0.7 eccetera. Qui abbiamo il primo render, lo copio qua dentro, ok, proviamo 0.5 render. Rispetto al render precedente possiamo vedere che abbiamo una immagine molto più nitida. Più aumentiamo questo valore 0.8 e più controlliamo questo effetto di distanza, e questo effetto di distanza fa sì che la percezione volumetrica possa essere maggiore o inferiore senza toccare l'estinzione. L'estinzione è una cosa, questo valore è un'altra, è per questo che non è facile comprendere ed impostare correttamente il render nei suoi settaggi finali. Eccolo qua, lo metto qua di fianco, ok, vedete? Se vogliamo aumentare ancora facciamo 0.9 render. Individuati quindi questi due parametri, che sono i parametri fondamentali, si comincia a giocare principalmente con l'estinzione e con il G2. Ad esempio posso scendere, facciamo 35, se scendo con 35 diminuisco quella che è l'estinzione, quindi avrò un effetto un pochino più importante che è compensato però dal G2 a 0.90, quindi sono questi i due valori con cui si gioca. È sufficiente modificare un piccolo parametro per avere un render completamente diverso. Ad esempio qui abbiamo l'area della seduta che diventa troppo bruciata a causa dell'estinzione, perché poi l'estinzione illumina anche la scena, quindi basta cambiare di poco, ad esempio 0.38, per cambiare completamente anche l'illuminazione finale dell'intera scena. Ok, un altro parametro che può essere inserito, ma lo sconsiglio, è non uniform. Anche qui, una volta inserito, introduce un effetto di turbolenza sul volume. Questo fa sì che l'effetto volumetrico diventa disturbato, come se fosse presente un piccolo effetto di nebbia frastagliato, lo vediamo già
dalla presenza dei Final Getter, quindi abbiamo delle parti più scure, delle parti più bianche, e però rallenta di parecchio questo effetto volumetrico. Va utilizzato prevalentemente se siamo in esterni e vogliamo replicare quella che è la foschia, ad esempio, non completamente uniforme in relazione all'effetto di particella volumetrica. Come possiamo vedere, qui abbiamo delle zone un po' più chiare e delle zone un po' più scure. Questi sono i parametri più importanti. Una volta che abbiamo deciso qual è la nostra scena, quello che dobbiamo abbassare è questo valore per avere quella che è la massima qualità nel render finale. Apriamo il file finale, perché è già presente. Open 17 volume end. Aprite lo Slate Editor, fate un doppio clic. Questi sono i parametri che io ho utilizzato: 036, 0.9, 2, 3, la luce inserita all'interno della scena. Aprite il Render Frames Window e lanciate il render. Il render diventa molto più lento, uno perché abbiamo un sample per pixel più importante, e due perché abbiamo una qualità di campionamento più importante. Questi sono i parametri: 1.16, contrasto 31, macro 0.4 per non avere del disturbo sull'area cromata, ma quello che rallenta parecchio è l'effetto del party volume. Ecco il nostro render completato. Attenzione alla posizione della camera in relazione alla scena. Questo significa che la nostra camera è posizionata qua. Se noi facciamo un effetto di dolly, perché io voglio cambiare ad esempio l'inquadratura, mi metto qua dietro e riapro il render frame windows e rilancio il render, la posizione della camera cambia completamente l'effetto. Io non ho toccato nessun parametro, l'effetto è cambiato completamente, quindi è diventato troppo scuro. Cosa inversa se io mi avvicino, perché magari voglio un particolare, ad esempio come questo, rifaccio il render, anche qui avvicinandomi aumento in modo esponenziale quello che è l'effetto del party volume. Quindi è molto delicato come effetto. Invece di muoversi con il dolly, in questi casi la cosa migliore quando si ha una immagine di questo tipo è selezionare la camera e modificare la focale. Modificare la focale non significa modificare l'effetto del party volume, quindi quando io rilancio il render, in questo caso mi accorgo immediatamente che l'effetto è ancora presente e non è stato modificato nei suoi parametri, perché ho modificato solo la focale della camera. Ultima cosa che potete provare è il discorso dell'oggetto. Se io prendo la sfera e la cancello, cance, e rifaccio il render, osservate che cosa succede. Render, l'effetto è visibile, come appunto vi ho detto, soltanto dove è presente una geometria. Quello che vediamo qua rappresentato all'interno appunto del render è il plane, quindi fino a che lui incontra una geometria vi farà vedere l'effetto. Quando dietro allo sfondo non c'è più niente, lui non può renderizzare l'effetto. È per questo che noi abbiamo messo quella sfera con quelle proprietà di materiale invisibile.